sabato sera ti porto a ballare, ma per ballare bisogna conoscere i movimenti, i passi. E noi da lunedì stiamo imparando il cha-cha-cha e oggi vi mostreremo i progressi che abbiamo fatto grazie al nostro maestro Roberto Imperatori. Buongiorno. Roberto, guarda no. Marcello, perdonami l'entrata, ma che sta succedendo? Grazie maestro, grazie. Che siamo andati a ballare ieri. Una punta terna mi è uscita. Grazie maestro, grazie tante. Ciao Temo. Ci avete fatto le prove, quindi bravo. Ripassa lui. Ripassiamo la coreografia dall'inizio alla fine, che dici? Sei pronto? Sì, facciamola vedere. Allora vai. Subito, musica. Quello che state vedendo. E adesso la donna gira. E apertura su. Cia cia cia. Dove? Di nuovo. Insieme. Secondo pezzo. Cia cia cia. E fine per. Due, tre. In diagonale. Cia cia cia. Cia cia cia. E l'uomo gira. Cambia testa. Hai ripassato veramente. Ho ripassato. Bravo. Abbiamo finito quindi così, in questa così. Posizione. Quindi in questa siamo. Posizione. Io sono opposta a te. Sì. Come faccio adesso a tornare di fronte a te? Adesso, prima di tornare di fronte a me, mettiamo un passo base e lo facciamo uguale. Io vado in avanti con la sinistra e anche tu andrai in avanti con la sinistra contemporaneamente. In questo modo, due, tre, cia cia cia. L'uomo tiene sempre i gomiti di fronte al corpo in modo che la donna possa capire il movimento. Scusa, ma andando indietro come faccio a non pestarti il piede? Perché il piede va sempre sotto il corpo, non va mai oltre l'asse, va sempre sotto per sostenere il corpo dritto. 2, 3, doppio giro, 2, 3, cia cia cia. Quindi la donna, sì, quando la donna fa il doppio giro, l'uomo resta fermo e fa un 4 di pausa. Difficile. Che io ho girato, Marcello, ma ha fatto tutto lui. Quindi secondo me devi proprio imparare tu il movimento. Ma è difficile, secondo me quello che a me verrà bene è solo quello di pausa. Cioè quando sto fermo sarò bravissimo. Ne avrò dubbi. Giusto. Facciamolo vedere un secondo, perché io veramente non ho fatto nulla, Regola principale per i balli di coppia, l'uomo guida e la donna segue. E non deve alzare il gomito l'uomo, ricordiamo. Chiaramente, sempre. Proviamo questo pezzo. Va bene. 7, 8 e... Quindi un passo avanti. 2, 3, sempre cia cia cia. La donna distende bene la gamba. Cia cia. 2, 3, molto bene così, perfetto. 2, 3, l'uomo fa pausa, la donna gira. Che 2, bello la 3, pausa. Cia cia cia. Blocchiamo e diamo il tempo alla donna di recuperare l'equilibrio con questo 4 di pausa, perché comunque è un passettino un po' più difficile questo del doppio giro. Vogliamo provarlo con la musica? Ma a proposito di musica, maestro, per oggi, venga, maestro Temo Morselli, che musica ci ha preparato? Oggi, ragazzi, vi ho preparato una sorpresa. La classica ciliegina sulla torta. Sapete che io sono un ex trombettista e ho preparato una sorpresa per voi. Aiutatemi a dare l'attacco. Via! Ehi! E allora vogliamo provare con la musica, maestro? Certo, bella, certamente, in posizione. Vai maestro. 2, 3, cia cia cia. 2, 3, cia cia cia. 2, 3, cia cia cia. La donna gira, l'uomo pausa. Papà, ehi! Fermi così, immobili così, bene. L'hai visto?
Ma neanche se lo provavamo, non so quante volte sarebbe venuto così. Ve ne voglia proprio sabato di andare a ballare, di mettere un po' tutto in pratica. Ma se volessimo aggiungere un'altra coreografia, un altro movimento, cosa possiamo fare? Allora, da qui dove siamo arrivati, facciamo fare un'apertura alla donna, di nuovo con la gamba destra indietro, e l'uomo andrà in avanti con la gamba sinistra, guidando la donna verso destra. Quindi passo indietro, tre, chiudo i piedi e faccio un cambio da sinistra a destra velocemente tramite le ginocchia e cia cia cia, questo qui tenendo i piedi sul pavimento e alternando sinistro destro rapidamente. Quindi lo ripeto, due, tre, cia cia cia, e da qui la porto in fine fan come la scorsa volta, due, tre, cia cia cia. Perfetto. Poi adesso con le mani, perché adesso io sono lontana da te. Da qui la donna sta sempre in fine fan con la sinistra indietro. Io farò una base sempre in avanti, devo andare con la gamba sinistra, e lei dovrà andare sempre indietro con la gamba destra. Quindi nel frattempo cambieremo le mani. Due, tre, cia cia cia. Uno. Quindi attenzione che c'è un incrocio con le gambe. Adesso lo spieghiamo. Cia cia cia. Tre, cia cia cia. Quattro, cia cia cia, facciamo fare un'apertura alla donna e poi vedremo come terminarla. Perfetto. Possiamo vedere le mani. Quindi la cosa più complicata di questo passaggio, a questo punto, è proprio questo incrocio di mani. Che lo possiamo far vedere. Guarda, e spiegare. Marcello. Quindi da qui, mentre la donna farà una base e io andrò in avanti, cambierò le mani. Quindi sarà due, tre, sostituisco. Quindi io do la destra. E chiedo l'altra mano in modo che la donna me la possa dare con il gomito basso. Ah, io chiedo la mano e lei me la darà a me. Cia cia cia, braccia su, dietro, cia cia cia, avanti, cia cia cia, indietro, cia cia cia. Quindi mi raccomando, dare sempre l'informazione alla donna. Dare sempre la destra. Comunque, potete fare questa roba anche a Marcello, proviamo questa cosa delle mani. Ma tu, Marcello, un secondo. Io do la destra. Sostituisci, bravissimo, chiedi la sinistra, bravo, così, sinistra. E fai cia 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 verso sinistra, molto bene, molto sempre bene. In avanti. Sì, sempre in avanti la gamba sinistra, in avanti, bravo, sì. C'è un po' di acido lattico, che è una cosa, mi sto, vabbè, comunque vai. Perché il movimento quindi delle gambe è sempre quello. Quello che in questo caso è cambiato è proprio l'incrocio con le braccia, giusto? Dovremmo fare una doppia incrociata sinistra, perché in questo caso la sinistra è sopra, quindi è doppia incrociata sinistra. Perfetto. Vogliamo provare? Proviamo. Sì. Con la musica? Sì, partiamo da qua. Partiamo, partiamo da maestro. Non è colpa tua, è colpa mia. Adesso lo rispieghiamo in tranquillità, in modo che si possa capire meglio. Ottimo. Sì. Allora, quindi abbiamo fatto questa chiusura, hai fatto tutto tu, perché a un certo punto mi sono trovata così e poi mi hai avvolto. Infatti tu sei la ballerina perfetta, sì, perché io guido e tu segui. Infatti è fantastica, lei gira, io la afferro, la faccio ruotare per terminare l'azione e la rigiro di nuovo per tornare su asse. Però non t'allargare, non t'allargare. Scusi, faccia provare Marcello con Adriana, vai. Lo sbatacchio un po' io a destra e sinistra. Arriva fresco, fresco. No, metta Marcello in coppia con Adriana, vedi. Ah, perfetto. Da dove? Da dove che? Da questo. Ah, da questo. Apertura. Quindi. Apertura. Sì. Apertura. Da qua, dal passettino. Passettino, poi la prendo, la sbatacchio. Sì. Sbatacchio a destra, sbatacchio a sinistra. Ferra la scotti. Perfetto. No. Vedi la differenza? Quando si cambia cavaliere. Che non mi ascolti. Guarda che lui è un pericolo pubblico, te lo dico. Molto bravo, dai. Allora, vogliamo cercare di unire tutto? Sì. Ci proviamo? Ci proviamo. Uniamo tutto quanto, perfetto. Prego, maestro. Indietro sta apertura, finestrella, 2, 3.
beh, qual è la difficoltà? Sabato oggi? Sera possiamo andare a ballare sicura. Siete troppo bravi, ma troppo bravi. Però un momento, fermatevi un attimo. Sì. Maestro, stringete, vedete la telecamera 2. Stavo pensando a una cosa e la pensavo, devo dire, con grande tenerezza. Quando a Castel Termine, lì dove c'è la chiesa alle vostre spalle, arrivò la televisione, erano gli anni 50, c'era un programma televisivo che si chiamava Invito alla danza in bianco e nero col maestro Marco Carenni. E allora con i miei cugini vedemmo questa trasmissione, fu bellissima, e poiché avevamo sempre il sogno di fare la televisione, ce ne siamo andati nel salotto di mio zio Pippo a dire: proviamo a vedere se almeno possiamo ballare. Ci piaceva tanto, era bellissimo. Per andare in televisione, comitato, si era disposti anche a ballare pur non sapendolo fare, come me esattamente. Ma tu sei bravo, hai imparato. Grazie, vogliamo ringraziare i nostri, ma certo. Madonna, sono stati bravissimi. Allora bravissimi. Partiamo innanzitutto da Tiziana e Patrick, la coppia alla mia destra, e poi il grande Marcello. Grazie, grande Marcello. Ringraziamo Marilena, Marcello. Il maestro Demo Morselli. Grazie all'orchestra. E la nostra orchestra. Bravissimi, grandissimi. E Roberto Imperatori, il nostro grande grazie. Maestro. Grazie. Comitato, ci siamo, comitato. Anche cosa per... faremo noi sabato sera? Vai orchestra. Cosa faremo? Bravissimi!